camminando per i corridoi, si incontrano gli amici e di tanto in tanto dico: facciamo un agguato a qualcuno che incontriamo al volo. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ottavio Della Portella, buongiorno. Eccoci. Allora, tu sei entrato qui in Venditalia da pochi minuti, da poche ore, da un giorno, da due giorni? Poche ore. Hai avuto modo di osservare qualcosa di tuo interesse? Ma diciamo, seppur in una versione un pochino ridotta, ma dovuto anche al fatto della concomitanza dell'anno scorso, però alcune sul software e vedo comunque parecchie evoluzioni. Forse anche farlo ogni due anni è diventato... forse un lasso di tempo troppo lungo con i cambiamenti che intercorrono in questo periodo. Pertanto l'ho trovata sicuramente una buona idea. Ottavio, tu hai avuto modo di guardare qualche novità che ti ha colpito particolarmente? Ma la novità che più mi colpisce, ed è un progetto che peraltro inseguo, è che vedo che le immagini sono sempre più predominanti nel vending e credo che stiano determinando anche, si sente parlare di crisi del vending in questo video. Io credo che la crisi non sia nel vending, la crisi forse è più sul modello di business che va cambiato, e la tecnologia secondo me ci sta aiutando e penso che dovremmo ragionare meno da venditori di caffè e più allargare il business su anche altre cose che possono essere l'immagine che va venduta, le informazioni. Che ne raccogliamo tante se possiamo. Ci sono delle aziende che nel frattempo, attraverso delle iniziative e dei nuovi software, hanno creato degli strumenti potentissimi per il marketing, che aiutano il gestore e consentono poi in modo estremamente facile e completo una elaborazione dei dati e una profilazione dei clienti e dei clienti finali, che aiuta moltissimo le gestioni. Come si chiama la tua gestione? È Wormatic. Ed è a? Roma. E diciamo che non rappresentiamo una pietra miliare del settore, ma diciamo siamo una realtà abbastanza attenta ai cambiamenti che intercorrono. E mi volevo riallacciare al discorso che segnalavi sulle app. Io credo che questo sia la chiave di volta per aprire quel limite del distributore, che è stato sempre quello di comunicare con i nostri utenti. In realtà noi abbiamo sempre il problema di, non so, una promozione, come la comunichiamo. Io credo che l'app nei sistemi di pagamento rappresenti la vera innovazione e forse merita anche la fiera, e volevo dire, non sapevo di questa diciamo storia tua di Pinetti sul discorso di questa edizione di Venditalia, che a questo punto la rende valevole il doppio. Sì, è il ricordo di quello che è stato davvero un grandissimo presidente, io dico il presidentissimo degli ultimi 4 anni. Ottavio, grazie. Grazie a te, Fabio. Grazie. Dinanzi allo stand di Intel ti lascio andare. Saluto gli amici di VenninTV.it. Saluti a tutti, grazie. E io nel frattempo continuo a cercare altre novità da andare a documentare attraverso i microfoni e la telecamera di VenninTV per voi, per poter dar modo a tutti quelli che non sono venuti a visitare questa Venditalia 2015 tutte le novità che nel frattempo sono state presentate. Non andate via, seguiteci.